16 siamo in diretta ogni giorno con noi. Adesso l'abbiamo detto, alleggeriamo un po' l'atmosfera. C'è una canzone che sta spopolando a Cremona e non solo in queste settimane. Si chiama 0372 come il prefisso telefonico della provincia di Cremona. Vediamo il videoclip e poi lo commentiamo con i nostri ospiti. Torno da solo alle 3 del mattino, c'è una bottega sotto casa mia dove fanno un nuovo violino, a volte un bacio e una follia. FBL con le più belle che sono via per l'università, e rimango da solo a camminare per la mia città. Pa parara para para parara. Serve una scusa, scendi di casa che sono perso all'inferno dei bar. Gioco a 3-7 dalle 7, più nessuno mi salverà. Poi scendi e mi dici, prendi una bici che c'è una festa un po' più là, che con la musica elettronica è ancora più musica la mia città. Pa parara para para parara. C'è un tesoro, una palla d'oro in una baracca sul fondo del Po, dove possiamo farci l'amore e più raccontarti quel che non so. Ti guardo la schiena, sono la piena che sfonda l'argine della città, e fa solo disastri anche se onesta non lo sa. Pa parara para para parara. Salvi e gradoni, vecchi e bambini, vestiti uguali, dentro allo zini, cuore di mondo, cuore rotondo, dammi un pallone, ti lancio lungo. C'è ancora sete, sono la rete che al 90° si gonfierà, e siamo un coro solo a cantare la Serie A. Pa, parara, para, para, parara. Pa. E allora, bellissima, complimenti, perché siamo in compagnia di Gianaldo Tavella, che appunto ha realizzato questa canzone, cantata, suonata, fatto dopo Sesso Ci Racconti Tutto, e anche di Vinicius Surian. Poi parleremo anche con lui di un altro invece progetto, Eleonora. È bellissima. Grazie. Io lascio parlare a lei perché lei è la cremonese di turno, quindi io da bresciano devo solo stare zitto. No, allora, è bellissima, ma vista col video è ancora più bella, perché avete trovato le cose particolari di Cremona. Cioè, chi viene a Cremona nota il piccione, va al mercato, il nostro ponte di ferro, qui vediamo le colonie padane, vabbè, i Tognazzi, cioè c'è tutto quello che è la cremonesità. Sì, esatto. Per il video dobbiamo ringraziare gli amici di Pro Cremona, che hanno voluto fortemente fare questo video per Cremona, e secondo me hanno davvero colto tutti i momenti di vera cremonesità che c'è. Anche la canzone, che è una filastrocca, in realtà è una filastrocca da divano che illumina tutti quei momenti di vera cremonesità che un cittadino vivendo la città tutti i giorni può vivere. E poi è venuta l'idea? Esatto. Ma in realtà io scrivo canzoni da una vita, diciamo, e Cremona mi ha sempre dato tanto, e le idee di solito vengono senza un motivo, e quindi sul divano, per omaggiare la città. Senti, ma esatto. È vero che sei venuto con la Vespa rossa? Sono venuto con la Vespa rossa. Quindi sì, quello è fuori tuo... sulla Vespa rossa? Sì, no, sì, ecco, quello è davvero il tuo mezzo di trasporto ufficiale? È il mio mezzo di non trasporto. Non era solo una questione da video? No, non è una questione da video, non è mio, è di Tosso, che è un mio carissimo amico, okay, che me l'ha prestata quest'estate perché lui è via. E gliel'hai requisita, e quindi grazie Tosso, perché, ciao, Tosso, perché l'immagine... Grazie per aver contribuito, sì, perché... merito suo. E beh, allora, abbiamo detto, l'idea bellissima, però cioè, c'è anche sotto comunque una melodia che ti acchiappa. Sì, è una... cioè, non sono solo le parole. È una... voleva essere una canzone d'osteria proprio, quindi qualcosa che si ripete, una cosa molto davvero filastroccosa. E alla fine partono questi violini che fanno sentire Cremona. Esatto, esatto, esatto. Sì. Allora, la canzone è diventata virale, lo possiamo dire, perché sta veramente incazzando, soprattutto sul web. Stai ricevendo riscontri? È stato, sì, è stato molto bello, tanta gente, tanti amici e non mi scrivono, quando mi vedono mi ringraziano per la cosa, quindi fa molto piacere. Poi anche grazie a Pro Cremona e alla Cremonese ci ho avuto l'opportunità di suonarla allo stadio. E è stato molto bello perché è stata bilaterale la cosa,
sia la curva che i distinti che le tribune hanno risposto bene, ma perché al centro c'era il sentimento di amore per Cremona che era condiviso da tutti, quindi è stato davvero un bel momento di amore per la città. Poi, la pelle d'oca solo ad immaginarlo. Esatto. Sì, quando è stato bello. Cantano con te, partecipano, sì, ti fa sentire, dici, hanno okay, partecipato, ho fatto una bella cosa. Applaudendo davvero, battendo le mani nel ritornello, nel parapapà, quindi è stato molto, molto bello. Bellissimo. Super inaspettato, tra l'altro, non mi aspettavo niente di questo. Quindi. Ecco, nessun'altra tua canzone aveva spaccato così? No, io c'ho questo progetto. Devi proprio fare qualcosa su Cremona. Sì, ho questo progetto musicale che si chiama Aria Buena, siamo io e mio fratello, che è brasiliano, tra l'altro, che non è Vinicius, ma è un amico anche di Vini, e quindi suoniamo in giro, e diciamo che questa canzone è proprio è per i cremonesi, è per Cremona, quindi Cremona se l'è sentita sua e fa un grandissimo onore. Certo. Al tuo fianco infatti c'è Vinicius Surian. Allora andiamo un po' a spiegare, perché il cognome è Veneto. Okay. Ma tu sei? Io sono brasiliano. Italo-brasiliano. Sì. Sei un bel mix, allora. Esatto. Sei un bel mix. Cioè, italo-brasiliano sembra un nome d'arte perfetto. Esatto. Proprio. Grazie. Sembra finto, in effetti, invece ce l'hai già cucito addosso. Esatto. Sì, no, e poi c'è anche dentro la parte italiana un pezzo di Cremona, perché il mio nonno italiano ha vissuto quasi metà della vita in Italia a Cremona. Ah, e poi quello l'ho scoperto dopo, è una cosa, certo. Cioè, dopo che mi sono trasferito a Cremona un po' per a caso, ho scoperto che anche il mio nonno ha vissuto qua. Beh, bellissimo, è una cosa. E c'è anche un legame con questa cosa del 0372, perché poi dopo, quando Gianaldo mi ha invitato a collaborare, ho detto: ma sai che mio nonno è vissuto anche a Cremona, cioè anche un amore a Cremona per questa cosa. Gli ho detto: ah, ho un pezzo che è La Bossa della Bassa, in cui parla del fiume Po. Poi mi sono ricordato dal mio nonno che raccontava del fiume, ho detto: dai, facciamo questo pezzo. E quindi, esatto, parliamo anche di quest'altra canzone. Se non sbaglio, pezzo. Abbiamo anche il videoclip. Dovremmo di quello. Dovremmo avere anche quello. Possiamo, sì, vediamo. Sentirla, eccola. Esatto. Se ti volessi portare su una spiaggia a ballare, visto che benzina non ho, posso portarti a ballare sul Po, fra zanzare che succhiano amore. Non c'è il mare, ma c'è uno spiaggione. Io vorrei arrivare al ritornello, perché vorrei sentire anche la voce di Vinicius. Per cui intanto chiacchieriamo, poi quando arriviamo al ritornello facciamo sentire anche quello. Assolutamente sì. Cosa, leggevo Stracivari? Stracivari, sì, è un... in realtà... Stradivari, viene sì, subito in mente, però... È una cosa che ho sentito a una mostra a Perugia. Ero lì e c'era quest'artista che si chiamava Stracivarius. Visto che io sono un giocherellone, diciamo, gioco con ogni cosa e non mi fa paura giocare con le cose, quindi mi sembrava molto ironico e bello, molto. E ora c'è il ritornello. Sentiamo. Bossa della bassa bossa, qui non c'è Rio de Janeiro ma la bossa e l'acqua bassa. Bossa della bassa bossa, meno male che quest'acqua mi dice che tutto passa. Bossa della bassa bossa. Ah, qua sei della genialità. Sei della genialità della bossa della bassa. Ma scusa, ma devo anche farci passare la zanzara che ci succhia amore. Anche sì. Questo è geniale. Perché Cremona è anche zanzara. Assolutamente. Cremona è soprattutto zanzare, che adesso con questo clima non se ne vanno più. Tra l'altro questa canzone è tutta interamente suonata da Vinicius, che è un musicista, oltre a essere liutaio, quindi cremonese. Guarda quanti legame spunti. Come con la liuteria. Sì. Vi inviteremo qui da noi altre 15 volte, una volta per parlare della liuteria, una con volta piacere. Per sentire le vostre canzoni, quindi insomma mettiamo le basi. Esatto, no, perché l'abbiamo già concordato, lo dobbiamo svelare ai nostri telespettatori durante la pubblicità, abbiamo già stabilito che i ragazzi più avanti verranno e ci faranno questi due pezzi dal vivo e poi aggiungeranno anche altre cose che hanno in produzione, in cantiere. Quel movimento? Beh, adesso non si possono più fermare, no? Ma
Vai. No, dicevo, la musica è un po', diciamo, la vita di tutte e due, quindi è qualcosa che non si ferma mai, è un'onda, quindi si segue, si sta lì, perché ci piace. Certo. Tu sei nato, sei di Cremona? Sono di Cremona, sì, sì, okay. Sono di Cremona. Io 28. Io 35. Ok, benissimo, quindi due ragazzi giovani che si mettono appunto anche con questa bella... bel figlio, bella genialità a tirar fuori queste chicche che sono secondo me bellissime e molto simpatiche. Esatto. Vinicius, come ti stai trovando a Cremona? Ti piace? È la mia città. È la tua città. Bella questa cosa, è diventata la tua casa. Non posso più andare via. Infatti. E con il discorso liuteria cosa stai combinando? Ho finito la scuola di liuteria questo anno, sono diventato anche maestro liutaio. Ah, benissimo. E mi dedico a fare il restauro, questa cosa, che sono veramente appassionato. Io dico che faccio di tutto per fare musica, anche se non sto suonando. Cioè, in ogni goccia del sangue c'è musica. Sì, ho sempre un strumento in mano, ho sempre la musica di fianco a me. Allora, bello, bello. Con gli strumenti, con tutto. Assolutamente. Sentiamo anche queste bellissime canzoni dal vivo. Infatti. Ringraziamo i nostri ospiti. Grazie a Gianaldo Tavella e a Vinicius Surian per essere stati in nostra compagnia. Allora vi aspettiamo, ragazzi. E complimenti. Grazie mille. Grazie. A presto. Ci prendiamo una pausa? Sì, piccolo break, torniamo subito dopo la pubblicità. A tra poco. Mi sono divertito un sacco.